Castelfranca Emilia è la città dove io ho iniziato con mio fratello ad avere le prime esperienze lavorative. E quindi conoscevo il mercato del lunedì, conoscevo un po' tutti e sono rimasto sempre molto legato. Ad un certo momento, ho cominciato ad approfondire questi legami con una persona come me, il signor Degli Angeli, che è il patron del tortellino di Castelfranca Emilia, della San Nicola, cioè l'associazione a scopo di lucro che preserva la qualità del tortellino. Sì. Sì. Diventerà presto, questo è uno scoop per Radio Popolare, un presidio slow food. Il sindaco di Castelfranco mi ha detto: Massimo, ma con tutto quello che stai facendo in regione, non ti interesserebbe venire a parlare con il preside della nostra scuola? La scuola, l'Istituto Spallanzani, è un istituto molto interessante, ma è considerato un po', non voglio dire, tra virgolette, il ghetto, no? Cioè, i ragazzi che non sanno cosa fare o vanno all'istituto specializzato per diventare cuochi o camerieri o vanno ad Agraria. E questo non deve essere così, perché bisogna assolutamente rivalutare la figura del contadino, la figura del cuoco e la figura dell'addetto di sala. Perché? Perché sono persone importantissime. La scorsa estate leggevo il New York Times e dopo l'infermiere, le prossime richieste maggiori come posti di lavoro saranno proprio cuochi addetti alla sala e contadini. Quindi nel prossimo futuro tutti dovremo confrontarci con questo. Per far questo il sindaco appunto voleva il mio intervento, no? Perché? Perché volevamo, l'idea qual era? Di avvicinare i cuochi ai contadini, cioè farli crescere insieme, accorciare questa filiera e questa distanza che si è creata, far capire ai cuochi che si devono sporcare le mani, lavorare la terra e far crescere la miglior carota possibile per poi dopo cucinarla, far capire ai contadini che cosa significa passare una carota fatta e coltivata in un certo modo, passarla in cucina e da parte dei cuochi la lavorazione rispettandola ed estraendo il massimo possibile da una carota. Questo è il messaggio che volevamo E come dare. si può fare questa E cosa? Come la ci si cosa riesce? si può fare perché bisogna trovare i fondi. A questo punto, dopo l'esperienza di Identità Golose dell'anno scorso, che abbiamo fatto, abbiamo trovato tutti questi fondi, abbiamo trovato la regione aperta, disponibile a investire sul futuro. Sono tornato dalla regione a bussare alla porta dei cordoni della borsa e quindi la regione sta dandosi da fare per cercare in Europa, in Italia, nelle proprie casse il necessario per poter attrezzare le aule e sviluppare questo progetto che secondo me è un progetto molto interessante. Quindi, da un punto di vista didattico, si tratterebbe effettivamente di inserire all'interno di un corso di agraria anche un corso invece Ma legato. è una vera e propria scuola superiore. Ed uno esce proprio un tecnico agrario. Da quest'anno è iniziato anche con la prima superiore una formazione di hotellerie praticamente, stile francese, no? Quindi il ragazzo fa i 5 anni dove crescendo crescono anche le ore passate in cucina o in sala. Il modo di apparecchiare. In più, in qu questa scuola ha, e lo, il comune di Castelfranca Emilia ha un caseificio dove si produce il parmigiano reggiano e quindi si va a mungere la mattina e si preparano le forme di parmigiano reggiano, hanno i vigneti. E quindi c'è la cantina dove si produce il vino, ci sono le batterie di aceto balsamico, e quindi c'è anche dal vigneto si recupera il mosto per preparare il proprio aceto balsamico. E tra l'altro l'anno scorso hanno vinto il premio come miglior aceto balsamico della zona di Castelfranca Emilia. Quindi vedi che questa filiera si accorcia, si fa capire a tutti che cosa vuol dire. Per me può diventare un progetto interessantissimo a livello europeo. Sarebbe la prima volta in Europa che succede una cosa di questo Penso genere. di sì, penso anzi che sia la prima volta che può nascere una cosa del genere.
E tu dove lo trovi il tempo e anche l'energia per dedicarti anche a questo? L'energia si trova come il tempo. Importante per me, al mio ristorante, costruire la squadra. Quindi, una volta che hai costruito questa squadra importante di ragazzi che seguono e sono tutti sintonizzati sulla stessa frequenza, sulla stessa lunghezza d'onda, tu sei abbastanza libero per poter dedicare parte del tempo a creare, non so, insieme ai tuoi collaboratori, se mi viene in mente Enrico, che già insegna alla scuola di Sera Mazzoni, può benissimo un paio di mattine alla settimana andare a Castelfranco Emilia a insegnare ai ragazzi chimica, no? Adesso per dire. È molto importante, sono molto importanti i professori e la passione dei professori, perché attraverso la passione dei professori i ragazzi si fanno coinvolgere e contaminare. Questo è una cosa molto, molto importante. Beh, speriamo davvero che i fondi si trovino e che arrivino sia dalla regione Adesso che. aspettiamo il presidente Errani cosa ci dice. Quando c'è la buona volontà. La cosa si può fare, capito? Perché è un progetto che coinvolge l'istruzione, coinvolge la gastronomia, coinvolge l'agricoltura, coinvolge il turismo. C'è un progetto che coinvolge tutto, eh? Non è solo la scuola di cucina, no, non è questo. È tutto un resto. Fai capire ai giovani che i tempi sono lunghi, come le stagionature del parmigiano reggiano, come l'invecchiamento di un aceto balsamico. Per diventare un cuoco devi veramente sforzarti, cioè quando io dico che il 10% è il talento, ma il 90% è duro lavoro, è proprio quello, voglio dire che giorno dopo giorno ti devi impegnare in modo dando tutto te stesso per arrivare a un certo tipo di risultati. Noi ci prenotiamo per venire a fare un primo servizio all'interno della scuola quando Ma sarà alla attiva. grande, ma alla grande, ma poi ti dico, il mio sogno sarebbe vedere ragazzi che arrivano da tutta Europa, cioè è una cosa bellissima, venire farli arrivare da tutta Europa, venire alzarsi alle 5, andare a mungere e portare il latte per fare l'aceto balsamico, per fare il parmigiano reggiano, cioè è una cosa straordinaria. Massimo Bottura, grazie mille di questo racconto e a Ciao presto, in bocca al carissimi, ciao a lupo. tutti, ciao a tutti.